Quest'anno la fiera inizia con due novità importanti: l'apertura di Cremona Mondo Musica ai fiati, quindi avremo una nutrita presenza di esponenti del settore bandistico. È un percorso che ormai stavo studiando da anni, in quanto la liuteria affiancata dai fiati penso che sia, che dia un senso di completezza alla manifestazione. La seconda novità importante è che abbiamo acquisito la manifestazione che si svolgeva a Sarzana sulla chitarra e l'abbiamo portata a Cremona. Anche qua, visto che c'è questa connessione tra la liuteria e la chitarra, in quanto lo stesso Stradivari era costruttore di liuti e di chitarre, quindi abbiamo pensato che era un'operazione ponte che dovevamo fare. Io penso che adesso abbiamo raggiunto, col salone al pianoforte, con i fiati, con tutta la liuteria che rimane ancora il cuore pulsante, il violino, le viole, alla fin fine sono il core business della manifestazione, abbiamo però raggiunto e abbiamo creato un corollario penso degno per far crescere ulteriormente questa manifestazione. This was Antonio Piva, the president of Cremona Fiere, who was talking about the novelties of this year's edition of Mondo Musica, which are mainly wind instruments as well are included in this year's fair, and band instruments and bands from they brought from the program they had in Sarzana in Liguria. They brought it here to Cremona, to Mondo Musica, for the first time. Other news coming up. Yeah.